Siamo qui con Bon Giovanni, uno dei protagonisti di Fossano contro Giovanile Centallo. Una vittoria importante per voi, sia ai fini di classifica, sia soprattutto a livello mentale, perché aiuta sicuramente a ripartire dopo un periodo molto buono a livello di prestazioni, ma meno a livello di risultati. Ti chiedo che partita è stata e se sei soddisfatto. È stata una grande partita da entrambi i lati, è stata molto combattuta e siamo partiti bene con il gol dopo qualche minuto e lì abbiamo tenuto il palleggio, poi è arrivato il pareggio, però comunque siamo riusciti a mantenere la testa per portarla a casa e quella è la cosa più importante, come dici tu, soprattutto da un periodo che non arrivavano i risultati per quello che davamo. Tra l'altro ne parlavamo anche con Mister, non bisogna pensare in questo momento alla classifica, sia in senso positivo che in senso negativo. Sicuramente però questa vittoria vi dà una mano a rialzarvi. Ti chiedo come stanno andando queste settimane in allenamento e poi in partita. No, in allenamento la squadra sta lavorando bene, si sta impegnando molto e questo si vede un po' in partita perché comunque diamo il massimo per comunque portare a casa la vittoria che oggi è venuta e questo ci aiuta, cioè, come oggi, la vittoria di oggi è stata e sarà una spinta per le prossime partite. Tra l'altro ti chiedo, sei arrivato in corso d'opera in questo Fossano, protagonista in Coppa, protagonista adesso anche in campionato con questa doppietta, come sta andando qui al Fossano? No, il Fossano mi hanno accolto molto bene, anche il gruppo, il mister, tutta la società, devo ringraziarli e comunque c'è l'ambiente giusto per portare a casa qualcosa di importante, toglierci qualche soddisfazione e speriamo di farlo, dai. Ti chiedo ancora questo, prossimo impegno con la Coppa contro il Saluzzo. Ti chiedo che avversario ti aspetti, reo anche poi della partita fatta in campionato, se c'è voglia di rivincita. No, no, assolutamente, io ero assente, come hai detto prima, sono arrivato in corso d'opera, è stata la prima giornata, mi sembra, di campionato d'eccellenza, con un gol all'ultimo, se non sbaglio, e quindi c'è assolutamente una voglia di rivincita e comunque andare avanti il più possibile anche nella Coppa Italia. Grazie mille. Grazie a voi.